Manchester a vedere in trasferta lo Young Boys. Ma prima andiamo a trovare il mio amico svizzero matto. Young Boys, 3 ore alla partita. Abbiamo fatto arrabbiare quelli di Manchester. Dobbiamo passare all'Airbnb a posare gli zaini e mangiare prima di andare allo stadio. Ce la faremo. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Ce l'abbiamo fatta, Airbnb preso. Fila per il fish and chips, è appena passato il pullman del City, nessuno se l'è filato. Bene, approva il fish and chips. Anche se ce l'hanno fatto pagare il triplo, perché siamo tifosi ospiti. Ah, stiamo in fila qui con i tifosi sotto al diluvio. È incredibile, praticamente, cioè, nessuno si sta lamentando. Cioè, stanno tutti qui sotto il diluvio in fila, forse tipo da mezz'ora. Ok, dai, cominciano a fare buco. Ce l'abbiamo fatta. Pronostico 1-0 Young Boys. Pazzeschi questi tifosi. Per il secondo tempo hanno appena arrestato uno. Allora 3-0, ma i tifosi del Manchester se ne sono andati. I tifosi degli Young Boys pazzeschi a cantare ancora sul 3-0. Aspettiamo che ci fanno uscire, ma la tifoseria del Manchester City è veramente inesistente. Great support, great support. Incredibile, incredibile supporto da questi pazzerelli. Like a pleasure to go to England to show them what support is.